Comunque, sì, allora, io una cosa, e qua magari concludiamo, volevo ragionare con voi un attimo sul discorso di come questi atleti stanno portando il meglio e che cosa stanno, cioè se possiamo trovare delle note comuni. Nel senso, come diceva Fede, c'è cioè di base un discorso che quando c'hai bagaglio genetico, eccetera, se spingi all'Olimpia e a quel livello puoi arrivarci. Però c'è poi un qualcosa che serve per continuare a migliorare costantemente. Cosa che, allora, se ci fate caso, quando noi abbiamo visto anche Bonac, abbiamo visto Kuklo, Philippe, sono tutti atleti che hanno avuto proprio un rush al top e poi quando sono arrivati a quel punto sono rimasti là. Stallato. Cioè, nel senso, la tua genetica ti porta a un punto, tu dove arrivi ti fermi e poi fai quello che puoi lavorando sulla condizione, su portarti un po' più tirato oppure un po' più pieno, eccetera. Ci sono invece altri atleti, come appunto Brett Wilkins, di cui parlavamo, come è stato la Brada, Ian Valier, come sta facendo Terence Raffini, che ogni anno continuano a migliorare. Cioè, comunque ogni anno li vedi che aggiungono, 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 aggiungono. Cioè, da una base già altissima. Quindi volevo chiedere, secondo voi, quali sono gli aspetti? Dal Perché qua, punto di vista del... di tutto, perché siamo in un momento in cui effettivamente possiamo trovare la discriminante che non è la genetica, non è neanche la chimica, perché tanto abbiamo già visto cosa succede con genetica e chimica, abbiamo visto tanti esempi, no? Anche Jay Cutler, Doyle, cioè tanti atleti che sono arrivati a un certo punto Però adesso ci sono atleti che, una volta raggiunto quel punto, continuano costantemente a migliorare. Anche Brandon Carey, per esempio, un altro. Quindi quali sono tutti gli aspetti, al di là di chimica, genetica, eccetera, che possiamo prenderci e portarci a casa? Vai Lore, c'è la No, tua, lascio a vado io. te. Vado Vai, io. vai, vai. Vai, vai. Allora, dal punto di vista dell'allenamento, vabbè, questo è un discorso che ovviamente già faccio con Ludo perché noi ci alleniamo insieme, quindi comunque è un discorso che esce praticamente quasi tutti i giorni. Dal punto di vista dell'allenamento, ovviamente vediamo un cambiamento totale dal proprio di splittaggio, ma anche nel modo di allenarsi, cioè il volume adesso non lo fa più nessuno. Basta volume. Cioè, ci Volume sono stati inteso già come troppi serie allenanti, infortuni. sì. Sì, cioè, troppi infortuni, comunque c'è esecuzioni che lasciano il tempo che trovano e adesso stiamo vedendo tutte le persone che comunque tutti gli atleti più importanti del caso che comunque si allenano a basso volume, ovviamente con delle ciclizzazioni tra volume e densità, scusate, tra chasing the logbook e densità, qualche volta ci mettono del volume, però si parla sempre di esecuzioni perfette, anche perché oramai comunque abbiamo visto che dal punto di vista biomeccanico e scientifico un modo per allenarsi ci sta. Ci sta. Cioè, la biomeccanica, la fisica funziona in quella maniera, nel mondo, nel mondo. Quindi comunque se adesso che noi sappiamo come ci si allena, le strade sono due. O ci mettiamo a testa bassa e diciamo ok, abbiamo capito come funziona e cominciamo a prendere un attimo degli spunti di riflessione e cerchiamo di allenarci come Cristo comanda. Oppure da quell'altra parte dici ok, io faccio facciamo i soldi ego lifting, quindi diciamo a me non me ne frega niente perché io sono vecchio a scuola e continuo a fare le cose come faccio prima. Poi dopo però ogni 3x2 mi fa male il ginocchio e mi fanno male i polsi e mi sono rotto questo, mi si è infiammato quest'altro, mi si è strappato qua, mi si è strappato di là. Cioè, secondo me questo è un fattore che adesso si è visto alla grande. E quindi per fortuna ci stiamo muovendo in quella direzione. Ci stiamo muovendo in quella direzione ed è fondamentale. Dal punto di vista questo dal punto di vista dell'allenamento, dal punto di vista della nutrizione, finalmente dal mio punto di cioè da quello che vedo io, poi soprattutto vabbè, Ludo lo sa, però io praticamente ho vissuto il bodybuilding solamente qua in Inghilterra, perché io comunque venendo dalle arti marziali, io comunque dalle sport da combattimento, delle arti marziali, comunque questo era un mondo a me abbastanza sconosciuto, che ho cominciato a vivere qua in Inghilterra e conosco veramente poco della situazione che ci sta in Italia e sinceramente poco mi interessa, sono sincero proprio.
Il discorso è che comunque qua, dal punto di vista della nutrizione, si parla di fonti. Non si parla di chilocalorie, non si parla di... Si parla di macros, ma solamente perché comunque oramai è saldo il discorso in cui le proteine ti servono, sono il materiale plastico, i carboidrati sono l'energia e i grassi sono praticamente l'omeostasi che ti servo, che ci serve al nostro, che serve al nostro corpo per mantenere comunque gli ormoni funzionali. Quindi una volta che tu c'hai questa base, quello che devi capire è solamente che la fonte da cui prendi i nutrimenti è quella cosa fondamentale. Quindi quello che vediamo qua, soprattutto nella scuola inglese, fonti di prima qualità, sempre e comunque. Questo che cosa vuol dire? Che comunque anche a livello digestivo, anche a livello di apparato digerente, fa una differenza immensa, immensa, considerando che io ultimamente comunque, io studiando nutrizione, adesso speriamo che fra 3 esami ho finito e divento nutrizionista, speriamo veramente, comunque mi rendo conto di quanto sia importante il fatto dell'apparato digerente, cioè comunque di come trattare l'apparato digerente in una maniera opportuna, porta comunque dei miglioramenti a livello anche di performance. A livello anche di performance. Quindi, comunque, un discorso che faccio sempre con Ludo è che invece magari di pensare how I fix my macros, sarebbe da dire how I fix my health. Sarebbe meglio parlare di cosa posso mangiare per migliorare la mia salute, invece di cosa posso mangiare per arrivare a toccare determinati macros e determinate calorie. Perché fondamentalmente qua, un discorso che voglio fare molto breve, poi vi passo la parola. Ogni volta che qualcuno va da un medico e comunque ha delle carenze a livello nutrizionale, il medico o comunque il nutrizionista del caso non ti dice mai: ah, tu c'hai una carenza di carboidrati, o tu c'hai una carenza di grassi, o c'è una carenza di proteine. No, ti dice: guarda, tu sei carente in vitamina C, sei carente in vitamina B12, ed è per questo che c'hai mal di testa, ed è per questo che comunque sei sempre stanco, sei stressato e tutto il resto. Tutti i micronutrienti, quindi non si parla mai dei macronutrienti, ma bensì si parla di micronutrienti per stare meglio. E ovviamente, una volta che invece di calcolare quelli che sono i macros, se uno calcolasse quali sono i nostri micros, sarebbe molto semplice, perché poi tutti i conti tornano. Perché tu per entrare in que per Per assumere i micronutrienti che ti servono determinati macronutrienti. Ed è un calcolo, ed è proprio, cioè, è una ruota perfetta. Dopodiché, ovviamente, dal nostro punto di vista, e comunque siamo atleti, quello che dovremmo andare a ritoccare sarà solamente l'impatto che hanno i carboidrati nella performance. E lì finirebbe tutto. Ed è per questo che tutti quanti adesso stanno guardando quello che l'importanza che ci sta nella qualità degli alimenti, perché adesso stanno tutti puntando sul fatto come mi posso nutrire al meglio per sentirmi sempre pronto e pieno di energie per andare in palestra e per comunque essere longevo. Questo è un po' il Sì, discorso, secondo me. Beh, guarda. ma io penso, Fede, penso che Fede comunque già, scusa se ho interrotto, penso che già comunque nel combattimento, prima la nutrizione era una prerogativa solo di noi bodybuilder, adesso la nutrizione è una prerogativa di tutti gli sport, perché si sono accorti che è alla base. Se tu vuoi avere una performance ottimale, alimentazione curata, fonti curate, però il problema qua di fondo, qua da noi nel bel paese, perché se io dovessi andare da un nutrizionista, guarda, un esempio, la figlia di un mio amico, in netto sovrappeso, vado dal nutrizionista, il nutrizionista non è che gli dice, ok, infatti mi è venuto subito in mente Ludovico, ho detto, cavolo, ma pensa a sta bambina qua, pensa a insegnargli a mangiare, a nutrirsi correttamente con le fonti giuste, non a dirgli mangia le fette biscottate, al pomeriggio mangia la Nutella, cioè diminuisci le dosi, cioè cose assurde. No, la frutta, cioè parti da quel presupposto, quello che sto cercando di insegnare io alle mie bambine, poi per carità lo strappo alla regola ci sta, ma le fonti, cioè mi insegnate, il cibo meno lavorato è meglio è. Sì. E se proprio deve essere lavorato, lavoratelo voi.
Scegliete voi le fonti primarie. Ci vuole davvero poco, e no, costa troppo andare a fare la spesa al supermercato biologico. No, non è vero, non è vero. Le possibilità ci sono. È come un esempio, mi è venuto, stavo guardando una trasmissione in TV sul il vegano che non mangia carne perché è industrialmente, cioè va contro natura e quant'altro, però prende magari le ciliegie o le fragole fuori stagione che comunque vengono esportate in un altro paese, producono scorie, cioè è tutto un insieme, anche lì è un po' controproducente. Sì, sì, sì. Allora, io due riflessioni volevo buttare là. E, la prima me la sono scordata, la seconda... la prima. Ecco, allora no, una cosa... piccola parentesi riguardo a quello che hai detto, Fede, che ha sicuramente senso, però lo dico perché conosco poi come vengono storpiate le cose. Ovviamente non è che si dice di prendere e calcolare l'esatto apporto di ogni micronutriente e calcolare quello. Stiamo dicendo del inizia a ragionare su quelle che sono le fonti più ricche di un micronutriente piuttosto che un altro, eccetera, e abbi quindi un'alimentazione che sia varia da questo punto di vista, basta veramente essere vari, cioè se mangi soltanto tre alimenti in croce, qual è il problema? Che tu i macros li matchi pure, però sicuramente avrai delle carenze e degli eccessi, perché tre alimenti vuol dire che c'hai un sacco di alcuni micronutrienti e una mancanza di altri micronutrienti. E l'altro discorso importante, ecco, l'altro discorso che volevo fare è questo, che Fede hai detto una cosa molto saggia, ossia il fatto che le persone vanno e dicono al medico, magari c'ho il mal di testa, ok, c'è una carenza di vitamina B12, eccetera. Attualmente, per il fatto che le vitamine vengono aggiunte, perché comunque c'è un eccesso calorico, eccetera, è difficile trovare delle carenze patologiche di alcune vitamine. Però sicuramente riscontriamo alcune carenze che portano a quelli che sono i MUS, quindi i sintomi vaghi a specifici, per cui sì, oddio, cioè, a me quante persone scrivono, sicuramente anche a voi, non digerisco bene, c'ho un po' di letargia, c'ho un po' di insonnia, non riesco a dormire bene, di queste cose. Cioè, tutti questi piccoli mus, che poi non è che il medico ti dice, non digerisci bene, allora sicuramente è questa cosa qua, per cui prendi questo farmaco risolto. Sono delle cause, molto spesso. Anche perché ricordiamo che comunque le vitamine, soprattutto, lavorano lavorano in sinergia. Insieme, sì. In sinergia. Quindi comunque probabilmente... cioè nel senso, io ovviamente studiando nutrizione clinica, vedendo comunque delle porte da laboratorio, posso garantire che ancora adesso ci stanno delle carenze di vitamine. Guarda, molto semplice. Adesso tutti quelli che guardano questo video, domani o in settimana andatevi a fare dosaggi di vitamina D3, io ci metto la mano sul fuoco, il 90%, guarda, diciamo il 70%, perché molti sicuramente la integreranno, però la maggior parte sarà carente di vitamina D3, nel senso che magari ce l'hai su 30, 20, 40, però sicuramente pochi ce l'avranno a livelli ottimali, ma sicuro, sicuro. Questo è anche il discorso che faceva Lore, ok? Perché a me, per esempio, molte volte mi chiedono integratori che si devono per la salute, queste cose così, no? Io il primo consiglio che do è quello di imparare qual è la frutta e la verdura di stagione. Prima di tutto il resto, poi magari vi servirà tutto, ok, vi serviranno tutti gli integratori del mondo, ma prima capire cosa bisogna mangiare, quando bisogna mangiare. Per questo motivo poi anche sempre sul discorso che ha fatto Lore, che dice ma perché se vado a comprare cose biologiche, quando dicono le cose biologiche costano di più, lo sai perché costano? Perché in realtà tu vai a comprare delle cose che stanno fuori stagione. Se tu vai a fare la spesa comprando frutta e verdura, che fondamentalmente sono le cose che costano di più, ok, tolte comunque la carne, se tu le vai a prendere di stagione, ovviamente costano di meno. Perché? Perché ce ne stanno di più. È domanda offerta. Sì. Ok? Quindi questo è un po', secondo me, il... Qua in Inghilterra abbiamo solo una stagione, Fede, come facciamo? È un grosso problema, infatti noi campiamo le patate. Siamo tipo De Marsan, no? A patate. No, sì, guarda, questo tantissimo si sta rivalutando un sacco, e mi dicevi oggi, ad esempio, parlavamo di come, ad esempio, Matt Jensen parlasse di utilizzare molti succhi di frutta, comunque alimentazione abbastanza varia per il discorso vitaminico. Poi in America qualsiasi cosa compri è tipo super arricchita di 70.000 vitamine, però quello è un altro paio di maniche. Però ad esempio, ecco, sul biologico,
un discorso del biologico che sicuramente non fa miracoli, eccetera, però già una cosa del biologico è che non utilizzando alcuni pesticidi, la pianta, come naturalmente è, ha bisogno di attivare dei suoi sistemi di difesa, cosa che normalmente non attiva perché se la riempi di pesticidi, quella sta tranquilla. I sistemi di difesa vogliono dire per noi tantissimi elementi nutraceutici, a partire dai polifenoli, che si sono visti sempre di più efficaci nella prevenzione di alcune malattie croniche. Quindi si parla sempre di una visione che da qua a tot anni potresti avere una problematica che potrebbe essere tamponata, non risolta ovviamente, però tamponata da un certo tipo di alimentazione. Pensa che ad esempio la cosa che leggevo è che è stato visto che l'impatto dell'alimentazione sui tumori, che tu dici due cose che comunque bene o male sono abbastanza scollegate, in base al tipo di tumore va dal 20 al 60%. Capisci? Quindi cioè io non sono per il compra sempre biologico, però sono per il un senso ce l'ha, cioè nel senso se puoi, se c'hai la possibilità di fartelo venire, la possibilità economica, eccetera, fallo. L'altro discorso, no? Il problema è che abbiamo tantissimi atleti che fanno vedere la spesa a un budget e tantissimi influencer che mettono le storie col cassetto pieno di pollo, ho trovato il pollo in offerta a meno di 5 euro. E io la cosa che mi viene da dire, no, è, ma secondo te, in questa dinamica, ok, in cui tu vai, compri, spendi quei soldi per il pollo a meno di 5 euro e torni indietro col pollo al venditore, ok? In questa dinamica, tu sei quello furbo che si è portato a casa il pollo a meno di 5 euro oppure quello furbo il venditore che chissà che cazzo di schifo ti ha venduto a meno di 5 euro? Cioè, chi è il furbo secondo te in questa dinamica? Perché forse non hai capito come Beh, sono andate le cose, capito? ma voi vi ricordate quando c'era la viaria? Che Sì. il pollo costava tipo 3 euro al chilo. Non lo voleva comprare nessuno. Lavoro. Però vabbè, niente, per dire, No, ma discorso. questo è un discorso molto, secondo me, è veramente importante da fare. Proprio cioè, mo adesso magari perché io eludo che comunque ci alleniamo su una palestra dove ci stanno parecchi influencer fondamentalmente. Ci stanno molte persone che stanno nel settore. Ci sono pure Olympians che passano, quindi cioè. Comunque ti rendi proprio conto di quanto la verità non matcha con quello che fanno vedere nei social. Perché chi ti fa la spesa on budget, la fa una volta, ok? Quello mangia 6 volte al giorno per 7 giorni a settimana, capito? Quindi in realtà diffidate dalle apparenze, no? Si dice sempre. Comunque cercate un attimino, io capisco che loro sono influencer, sono persone che vi fanno passare il tempo, che comunque ci siete magari affezionati perché vi hanno dato dei contenuti interessanti, però cerchiamo più di vedere quale potrebbe essere un contenuto interessante piuttosto che andarci proprio ad innamorare dell'influencer stesso qualche volta. Questo secondo me è una cosa un pochino spinosa, diciamo, che dovrebbe essere anche un attimino rivista. No, ti affezioni al personaggio, magari. Ti puoi affezionare al personaggio, ma si Sì, ma ferma lì. sì, bisogna saper Sì. prendere sempre, cioè io sono sempre di quest'idea. Secondo me tutti hanno un qualcosa da poter dare, cioè dal primo stronzo che esce da una palestra che è appena diventato personal coach perché ha fatto una gara all'Olimpia da 100 anni a questa parte. Chi più, chi meno, ovviamente, chi ti può dare più cose, chi meno. Anche persone che vengono da altri sport, da altre dinamiche, magari chi lavora nell'ambito clinico. Cioè, io molto spesso, comunque nel mio essere preparatore in questi anni, ho avuto molto spesso da seguire atleti che magari lavoravano in ospedale, oppure lavoravano nell'ambito della nutrizione, o lavoravano in cose collaterali. Ma sai quanti spunti mi hanno dato che mi si sono accesi? Cioè, quindi, ovviamente, ogni persona prendila per quello che ti può dare, però non è che se ti dà una cosa buona o se ottiene risultati, allora tutto quello che dici è vero. Capito? Piccole cose, tipo ad esempio una cosa che mi ha detto Fede oggi, che mi ha acceso una lampadina, che lui mi ha detto: Ludo, ma effettivamente quanti atleti sono arrivati al top, top, top facendo solo progressive overload? Che adesso va tanto, no? Io, cazzo, nessuno. Cioè, se ci pensi proprio progressive puro, nessuno. O no? Cioè, No, nel nessuno. senso, scrivete nei commenti Se c'è qualcuno. se conoscete qualcuno che ha fatto dei grandissimi podi a livello comunque
internazionale, non ce n'è uno, non ce n'è uno. E adesso tutti con questo progressive overload, finché, cioè, io veramente ho visto cose come mette la pizzettina da 2,5 kg sulla pressa. Da mezzo chilo, Fede. Altro che 2 kg. Poi, cioè, le cavigliere legate ai cavi. Poi devi anche, cioè, si devono anche ingegnare, perché poi con la calcolatrice cose, cioè, sì. No, purtroppo è quello. Però, ecco, sull'allenamento, ad esempio, una cosa che abbiamo visto, ma a partire da un Jan Valier, Brett Wilkins, la Brada, sono tutti, anche Sean Clarida, sono tutti atleti che, da che sono arrivati a un certo potenziale, Terence Raffini, sono arrivati a essere al top, perché comunque sono arrivati a essere Olympians, andando a lavorare in un certo modo in sala, continuano ogni anno a migliorare. Cioè, allora vedi che, cioè, lavorare in sala vuol dire la forma perfetta, immacolata. Il volume il massimo recuperabile, perché non è che stanno a basso volume, è un volume tendenzialmente basso rispetto a quello che si fa nei bodybuilding, però è comunque il più alto possibile. E poi, sia concetto del curare la forza, stile progressive overload, sia molto anche lavori anche densi, oppure una componente di giant set o più metabolica, come ad esempio fa Bennett con i suoi. E Sean Clarida l'ultima parte si è allenato con John, e John era passato a un approccio molto più basso volume e rispetto ai suoi primi programmi, quindi più basso volume, alta intensità, per cui alla fine vediamo che la direzione è quella. Cioè, la direzione è che tu sicuramente col volume puoi tamponare, perché bene o male lo stimolo lo ottieni, però quel continuo miglioramento, come dicevamo nel webinar, no, ce l'hai facendo il connubio tra il massimo stimolo e la minor richiesta di recupero possibile, che ce l'hai aumentando tanto l'intensità, sparando. E la cosa che infatti ti ho detto, che secondo me il progressive overload puro ha molto più senso paradossalmente nel natural. Cioè, basso volume, aumenta i carichi su quegli esercizi, cambia split, cambia rotazione, cambia cose, però stai sul semplice. Cioè, è inutile che vai a ricercare troppe componenti ipermetaboliche o ipertassanti, cioè, stai sul semplice, lavora sul carico. Infatti vedi uno come AJ che comunque sta lavorando bene in questo senso. Sì. Anche perché la maggior parte delle volte è l'esatto contrario, cioè le persone neofite partono dal pump, quindi da un volume esagerato, solamente perché comunque si vogliono un attimino vedere un pochino più gonfi in palestra, sì. Però fondamentalmente vanno a gonfiare un qualcosa che non esiste, cioè, esatto. Vanno a buttare solamente un po' di sangue nel muscolo, ma se il muscolo non lo sfibri, non vai a casa, non mangi e non ti riposi, non cresce. Sì. Perché, cioè, è proprio una cosa questa che ancora secondo me è molto sottovalutata, il fatto del riposo proprio. Sì. Cioè, addirittura ti dirò di più, qualche, nel senso, in determinati casi allenamento, nel senso, mi spiego un pochino meglio, sapendo che quando riposiamo e quando cresciamo, cerchiamo di gestire l'allenamento in maniera tale da recuperare il più possibile prima di riandare a toccare lo stesso distretto muscolare. E questo non solo dal punto di vista che dico alleno le gambe lunedì e le rialleno magari il venerdì, ma anche sto vedendo un seminario veramente interessante di un coach che segue tutti gli sportivi dei differenti sport, quindi dall'arrampicata all'hockey su ghiaccio, NFL, tutte queste cose così, e lui segue tutta la parte strength and condition. E comunque lui dice, cioè, io addirittura quando imposto le split, per esempio, cerco sempre di non mettere una sessione di bicipiti prima della sessione di petto, scusate, prima della sessione di gambe. Per quale motivo? Perché comunque vado a stressare, quando vado a fare dei carlo con il bicipite, vado comunque a stressare tutti i legamenti e tutte le giunture che stanno nel gomito. Se poi lo vado a fare il giorno dopo, vado a fare uno squat, quindi comunque vado a mettere del peso continuo sul gomito, comunque vado a fare degli esercizi che vanno a toccare l'articolazione che ho usato il giorno prima, comunque non sto andando a recuperare in realtà. E questa secondo me è una cosa veramente interessante, sì. Perché il recupero non è solamente quando siamo sdraiati sul letto, perché noi in realtà recuperiamo
da quando usciamo col borsone in spalla dalla palestra fino a quando non ci rialleniamo la volta dopo. Sì. Secondo me questo è veramente una cosa anche carina da condividere. Sì, comunque ci deve essere sempre tanta attenzione, ogni dettaglio. Cioè, là è sempre un discorso molto di analisi e di feedback che secondo me gli atleti non fanno. Cioè, gli atleti sono poco in grado Di perché loro. Non sono capaci. Sì. Ma perché anche i coach non si mettono mai nella situazione. Capacità. Poi comunque il discorso... Scusate, ho preso... No. Dicevo, scusa Lore, i coach non si mettono mai nella situazione di ascoltare. Sì, no, ma siamo onesti. In Italia, cioè io parlo... perché poi non... Voi siete fortunati, lì c'è tutto un altro tipo di mentalità, ma qua in Italia, bene o male, le schede sono preimpostate, si lavora sempre 5x10, gente ancora sui social che millanta e osanna questi metodi, 5x10, 4x8, 30, 40 serie per gruppo muscolare, sì, ISOMIX e in company, cioè cose assurde. Come, cioè, a me il preparatore che non ti fa l'allenamento, ma ti dice, fai 5x10, fai quello, scegli te gli esercizi, ma di che? E io su che? Infatti, le gambe fai 5, nell'era dove l'allenamento si sta vedendo che è la base, l'allenamento, poi la scelta delle fonti, ma questo prescinde comunque, perché il discorso è tanto dei coach, cioè parliamo di comunque gli atleti seguono quello che sta. Che sta portando avanti, esempio, Joe Bennett, Matty Hansen, che comunque Matty Hansen, da quando ha iniziato a lavorare con i suoi atleti anni fa, lui ha sempre lavorato in PPL, sì. Poi ha diverse, per ognuno modifica, però lui ha sempre lavorato così. Sì. Che, anche Tour, poi sappiamo come lavora, per carità, però i più grandi trainer, quelli che hanno comunque gli atleti più forti, anche... cioè, stanno lavorando così, stanno basando tutto sull'allenamento, sulla biomeccanica, sull'importanza del lavoro in sala. Quello che qua nel nostro paese non si fa, cioè siamo ancora troppo lontani, perché poi qua l'italiano pecca, non ha umiltà, onestamente, perché si fida di quello che fa fare il vecchio, il bodybuilder di 30-40 anni fa che gareggiava, che comunque non ha conoscenze, ma non perché davvero non le ha. Non ha conoscenza biomeccanica, non ha conoscenza chimica, non ha conoscenza nutrizionale, e fa il preparatore perché è stato un buon atleta, ha vinto, ha imparato dal suo vecchio preparatore, è tutto un tramandare. È come il nonnismo che c'è nei taxi, nelle farmacie, cioè, è lo stesso nel bodybuilding, purtroppo. Non si tende a imparare, però questa è la lezione. Cioè, i competitor migliori, Brett e company, cioè, io amo un altro che a me piace tantissimo vedere, anche se non gareggia, è Nick Loff. Sì, bello. Cioè, biomeccanica assurda, e poi, cavolo, ragazzi, è forte, è un animale. Cioè, ho visto l'altro giorno, faceva gli stacchi, gli RDL con... isolando una gamba con 180 kg, con una gamba sola quasi. Madonna. Lì parliamo di biomeccanica, esecuzione perfetta, ma carichi disumani. E lo stesso Brett. Sì. Cioè, sì. Quindi non, cioè, purtroppo c'è l'idea della concezione in Italia, perché noi non riusciamo a mediare, c'è un estremo o è bianco o nero. Non si può. Allora c'è il ragazzino con logbook che mette la cavigliera sui cavi, e c'è quello che sposta 200 kg di squat, fa mezzo squat o va alla pressa, allena solo le ginocchia, capito? Non c'è la via di mezzo, ecco. Ma esatto. Guarda, io Lore ti dico una cosa, in Italia la cosa che ho notato in realtà è che non è che non si dà importanza all'allenamento, è come dici te, non ci si evolve. Cioè io vedo tanti atleti che ti dicono no, ma io l'allenamento, io mi alleno forte, l'allenamento è centrale, eccetera. Ok, che cosa fai? Mi alleno due volte al giorno, vado in sala, faccio 40 serie allenanti. Oppure no, io mi alleno tutti i giorni, faccio 40 serie allenanti, io spingo, io carico un sacco. Il problema è proprio che, quando io ho lavorato con Andrea, con Muzzi,
quando gli ho fatto impostare le schede, io c'avevo Gaetano che lo seguiva in palestra, cioè stava là e lo spottava, no? Perché co così mi mandava i video e a distanza, almeno la prima impostazione, perché là c'era proprio da sradicare le basi. E lui la prima cosa che mi ha detto è: la cosa strana è che esco dalla palestra che muscolarmente non ne ho più, cioè muscolarmente out, cioè i muscoli non ci sono. Dice, però la testa è fresca. Cioè, io di solito esco dalla palestra che la testa, cioè, sto cotto. E io gli ho detto, cioè, ma tu devi allenare i muscoli, non devi allenare il sistema nervoso centrale. Il famoso lavoro neurale, il lavoro neurale deve essere tamponato, cioè deve essere il minimo possibile rispetto a quello che è lo schema motorio. Cioè, meno impatto neurale c'hai, meglio è per il recupero, per la serie, eccetera. Quindi, secondo me, è proprio la visione che se per la maggior parte delle persone in Italia, ma non per loro, ma più che altro per le cose che vengono dette, perché logicamente c'è anche una barriera linguistica rispetto a quello che può essere le informazioni che vengono dall'estero. E il discorso di allenarsi forte vuol dire andare in palestra e spaccarsi, cioè farsi, cioè uscire che stai distrutto. E è In proprio una bocca proprio. sensazione, capito? La sensazione di effort che confondi poi con lo stimolo. Ma non è effort, Ludo, non è effort, è È muovere i pesi. sistemico, L'effort sì. è diverso. Sì, ma è un effort, ma è come, cazzo, è come lavorare 8 ore in cantiere, sotto il Bravo. sole, cioè sei stanco, arrivi che sei stanco la sera perché sei stato 8 ore sotto il sole e ti sei mosso, A ma non sto punto, perché. sì. A sto punto andiamo tutti quanti a fare i panettieri. Scarichiamo i sacchi di farina da 25 kg. Oh, guarda che fa un sacco di rep, Ah lì, sì, è vero, un è volume vero, è vero. esagerato, Ma secondo me sarebbe anche meglio per certe persone. Anche perché ultimamente ho visto dei T-bar, che poi è sempre il T-bar, no? Quello dove devi caricare tanto. Cioè, della Sì. serie già erano No. degli stacchi. Ultimamente ho visto proprio degli squat, cioè ci buttavano pure l'accosciata. Quattro. Capisci? Là però il discorso è che se tu arrivi a pubblicarlo su Ma Instagram e a sentirti di pubblicarlo, vuol dire che è una cosa che è apprezzata dal tuo tu sei pubblico fuori. e. Cioè, nel senso, cioè, immagina che la Sì. pubblicasse qualcuno qua in UK, cioè, verrebbe tipo, non lo fanno perché sono molto polite qua, però Linciato. sì, c'è cioè, della serie, ma, cioè, ma serio? Capito? Quello. Ci sta. Ascoltate, e Fede credo che debba andare, beh? Fede è scomparso. Sì, ci sto. Ok, No, no, che non ti vedevo. sono E già. allora, Avevo una cosa. vai. Avevo anche una cosa da dire, ma mi sono dimenticato. No, mi sono No. dimenticato. No, però, ecco, l'ultima cosa, perché. E questo torniamo sempre al discorso: perché in Italia non ci sono atleti forti. Sul panorama internazionale non ci sono atleti che possono competere e far bene, onestamente. Non ce n'è. Cioè, io. Per quello che vedo, soprattutto a livello professionistico, lasciamo tralasciando magari Men Physique, che è una categoria a parte, che lì è molto estetica, penso Liga, sì. l'allenamento si incide, però poi onesto, è una categoria che a me non va, non mi fa impazzire, onesto, non guardo, onestamente. Io sto zitto, non parlo. Però cioè, a livello di Open 212 Classic. Non ne vedo, cioè no, perché manca quella componente fondamentale che non c'è, secondo me passeranno molti molti anni prima che entrerà qua a far cambiare idea a molti, ma perché purtroppo sei sempre lì. È il discorso che in Italia ci sono quei quattro preparatori che non hanno una conoscenza, ma io neanche elementare direi, meno che elementare, e purtroppo il bacino d'utenza andrà sempre lì, è sempre orientato verso questi nomi, perché purtroppo prendono tanti atleti, poi per carità avranno i risultati, sì, perché è la legge dei grandi numeri, ma avranno risultati qua in Italia, poi quando comunque andranno a scontrarsi con altre realtà, Gli il schiaffi. risultato è quello. Io Sì, sono ma sarà positivo, in Italia sarà sempre secondo così. me siamo vicino a una rivoluzione in Italia, un bel cambio di rotta, perché vedo che cioè, le persone si interessano molto di più, approfondiscono di più, l'inglese non è più una barriera come prima. Secondo me, guarda, io sono positivo. Ci sono sicuramente. Sì, quello sì, Ludo. Sì, dimmi. Però, guarda, ci sono anche degli atleti, buoni atleti, non faccio nomi, con un buon potenziale, un ottimo potenziale per far bene, si informano,
seguono anche quello che fai tu, il tuo lavoro, però poi per problemi politici non possono dire nulla. Perché? Perché gli fa comodo anche a loro stare sotto in un altro pollaio sbagliato. Certo. Però non andrà mai avanti sotto quel punto di vista lì. Sì, sì. Perché poi in Italia c'è comunque quella mentalità, è quella, ahimè. Sì, 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 sì. Da qualcuno me l'aveva pure chiesto di fare il ghost trainer. Sì, sì, lo so. Ma... lo so. Bravo. Va bene. Allora, ragazzi, io direi di... questa registrazione la divido in due, così facciamo uscire due episodi, perché sono 2 ore ormai. E facciamo la prima parte l'Arnold e la seconda le riflessioni che abbiamo fatto, che sono molto interessanti. Quindi secondo me ce la dividiamo. E poi direi di beccarci e organizzarci per la prossima settimana, se per voi va bene. Lore, okay. Ma tu... ok. Sì. Vai, Fede. No, stiamo pensando di fare sempre lo stesso orario. Tu ci sei nel caso? Io per me va bene. Sempre... Sì, anche per me non dovrebbe esserci problemi, sì. Allora ci sentiamo poi nel gruppo. La prossima volta facciamo imboccare pure Andrea Centofanti, così... Ehi, Andrea, sì. Premiamo per bene pure a lui, almeno. Sì, sì. Un po' di informazioni. Dai, dai, allora io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a voi, ragazzi. Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao. Alla prossima.